Una folla commossa ha partecipato alla cerimonia per dare un ultimo saluto a Nicolò Minello, il giovane di appena 22 anni, deceduto domenica nel terribile incidente di Salgareda nel Trevigiano. Il sagrato della chiesa si è riempito di amici che hanno preso posto in file di sedie per svolgere la funzione nel rispetto di tutte le norme anti-Covid. «Resterai sempre nei nostri cuori, Mina, sarai sempre con noi», hanno scritto dentro un enorme cuore rosso affisso nella vetrina dello storico bar che la mamma gestisce a due passi dalla chiesa dove oggi si è svolto il funerale. Don Mario Rossetto ha espresso parole di conforto per i familiari e richiesto a Dio la giusta accoglienza per l'anima di Nicolò. Sopra la bara del giovane la maglia di calcio, tutta autografata. A poca distanza la famiglia del giovane, il padre Vittorino Gianni e la mamma Agostina, la nonna Luigia e la sorella Alessandra, che con voce rotta dall'emozione ha voluto ricordare Nicolò e gli amici che dopo l'incidente stanno ancora lottando per la vita in ospedale. I miei genitori e io mandiamo un abbraccio a Gaston, compagno di mille e una avventure, a Valerio, Patrick e Giuseppe. Speriamo di cuore che stiano tutti presto bene. La cosa che fa soffrire per Nico è che non esiste futuro. Per loro speriamo in un futuro di cose belle. Al funerale ha voluto partecipare anche la mamma di Riccardo Laugeni, uno dei quattro ragazzi morti a Jesolo il 14 luglio dell'anno scorso. Adesso anche le amministrazioni devono mettersi accanto alle associazioni, ai gruppi, fare di tutto, entriamo a scuola, andiamo dai ragazzi, ma facciamo capire che questa strage, questi disastri devono incominciare lentamente a sparire. Quando il funerale è finito, gli amici hanno voluto lanciare in cielo dei palloncini bianchi e azzurri per salutare il loro grande amico. Domina! Domina!